Ma allora io le domando, tutti gli italiani che si sono contagiati, tutti nei ristoranti e nelle palestre per prendere il virus, e dopo le 18 di sera, o forse molti si sono contagiati sui mezzi di trasporto la mattina, mentre andavano a scuola o andavano al lavoro? Ed è forse colpa degli italiani se è saltato completamente il piano di tracciamento? È colpa degli italiani se i positivi devono restare nelle proprie case, case piccole, inadeguate, e nelle quali spesso ci si contagia per assenza di spazio? Non si potevano utilizzare gli alberghi che sono vuoti perché i turisti non ci sono, per fare in modo che gli italiani contagiati potessero salvaguardare almeno le loro famiglie? Nel frattempo però finalmente è arrivata la modulistica per i monopattini. Ecco, noi ci dobbiamo consolare così, con il bando per i banchi a rotelle durante l'estate. Peccato che invece dei bandi molto più urgenti, quelle per le auto mediche, quelle per le ambulanze, quelle per gli operatori di tracciamento, sono stati fatti solo ad ottobre, con un ritardo francamente colpevole, Presidente. E perfino sui vaccini anti-influenzali siete arrivati tardi. E allora ci si domanda perché in Francia all'unanimità il Parlamento quasi ha votato il lockdown, mentre qua si è divisi. Beh, io voglio ricordare che l'opposizione non ha mai fatto ostruzionismo e abbiamo votato gli scostamenti di bilancio, garantendo spesso il numero della maggioranza assoluta per darvi 100 miliardi per far fronte all'emergenza. Cioè avete avuto una quantità di denaro enorme, poteri eccezionali, ma all'emergenza non avete saputo fare fronte. Questo è il giudizio degli italiani e questo è il nostro giudizio. E vede, adesso lei chiede una cabina di regia. Guardi, noi questa sua richiesta l'abbiamo vista così, come un tentativo tardivo non di condividere le proposte, non di accogliere gli spunti dell'opposizione, ma il tentativo di instaurare una corresponsabilità rispetto ai vostri errori. Voi non avete voluto dividere con noi le proposte e il potere decisionale. Voi avete voluto provare a coinvolgere l'opposizione in un'assunzione di responsabilità rispetto alle cose che non avete fatto e agli errori che avete commesso. Ma davvero pensavate che un uomo di esperienza, un leader come il presidente Berlusconi, potesse bastargli qualche telefonata fuori tempo massimo per condividere questi errori? E veniamo ai ristori. Anche qua io credo che quel provvedimento, mi riferisco al DPCM, quindi al decreto ristori successivo, abbia rotto un incantesimo nel paese, perché è parso come un provvedimento ingiusto che ha tradito un principio di affidamento, perché prima ai baristi, ai ristoratori, a tante attività è stato chiesto di indebitarsi per adeguarsi ai protocolli. Quando queste aziende si erano adeguate ai protocolli, gli è stato detto di chiudere perché il contagio passava dalle loro attività. Non solo, gli è stato detto state tranquilli perché poi arrivano i risarcimenti. Ma vede, nella memoria degli italiani è impresso l'operato dell'INPS e di un certo Tridico, che ci ha messo dei mesi per dare la cassa integrazione. Quindi la paura degli italiani è che l'Agenzia delle Entrate operi come l'INPS e quindi accumuli ritardi su ritardi e che nel frattempo le loro attività chiudano. Da qui le piazze. Certo, nelle piazze si è infiltrato qualche violento e noi non esitiamo a condannare ogni forma di violenza e a ringraziare anche in quest'aula le forze dell'ordine che hanno dovuto fare gli straordinari. Ma pochi professionisti dello sfascio non hanno il diritto di oscurare le legittime ragioni, le legittime preoccupazioni di tanti imprenditori, di tanti lavoratori autonomi che sono allo stremo e che hanno paura per se stessi e per le loro famiglie. E adesso vedete, leggendo le sue parole, ascoltando il suo intervento, noi abbiamo un'altra preoccupazione. Che dopo aver provato a condividere i vostri errori e le vostre responsabilità con l'opposizione, voi oggi proviate a scaricare le responsabilità sui sindaci e sui presidenti di regione. Ma l'ha detto lei, signor Presidente, se 11 regioni
hanno già superato l'R con T a 1,5 e altre regioni sono vicine al superamento di questo parametro, è evidente che non si può pensare che siano i sindaci o i governatori a delimitare le zone rosse. Se zone rosse devono essere, la responsabilità e le scelte se le deve assumere il governo, non qualche sindaco o qualche amministratore locale. E soprattutto oggi voi in quest'aula avete un compito. Non potete solo dire agli italiani se e come chiudere, perché altrimenti succede come a marzo, che magari si chiude e immediatamente dopo c'è il caos. Voi dovete dire adesso cosa intendete fare per evitare di chiudere e se si deve chiudere per evitare di ripiombare in questa situazione. E allora su questo, proprio perché il suo appello non cade nel vuoto, noi lo raccogliamo, le diciamo le nostre proposte. Innanzitutto serve un piano di sorveglianza territoriale. Un certo Crisanti aveva anche proposto al governo un piano che non è stato preso in adeguata considerazione. E questo è stato un errore grave. Serve un piano di sorveglianza territoriale per interrompere i contagi, Presidente. Servono gli ospedali. Si avvia a conclusione. Servono gli ospedali Covid, servono gli ospedali a bassa intensità, occorre lavorare sui trasporti pubblici. Lei oggi annuncia il 50% di capienza, forse andava fatto anche prima. Se non avessimo riempito i trasporti pubblici, oggi forse non saremmo in queste condizioni. E chiudo sul tema della scuola perché mi sta molto a cuore. Vede, io non so che credibilità possa avere un ministro che attacca una lettera di un presidente di regione come Fontana della Lombardia per aver ricorso alla didattica a distanza e tre giorni dopo il governo fa la stessa cosa, segue il dispositivo della Lombardia e di altre regioni. Allora io dico, diciamo la verità agli italiani, se la scuola può rimanere aperta in sicurezza è giusto che rimanga aperta, ma se si deve ricorrere alla didattica a distanza perché le scuole non sono sicure, non si può scaricare la responsabilità sugli amministratori. E forse valeva la pena che l'estate venisse impiegata per dare un tablet, per dare una connessione alle famiglie, agli studenti che oggi non possono esercitare il diritto all'istruzione. Quindi vede, Presidente, gli errori sono tanti. La nostra disponibilità rimane, ma è una disponibilità per fare le cose, non certo per condividere gli errori, le lacune e le carenze del suo esecutivo.